Salve, ben ritrovati a tutti. Con questo video cercherò di essere il più veloce possibile. Cercherò di soddisfare la curiosità di diversi di voi che mi chiedono, insomma, quella che è la mia formazione, quale sarebbe la mia formazione letteraria. Praticamente, insomma, un po' che libri ho letto, di quali libri mi sono documentato, quali libri ho avuto tra le mani in questi ultimi anni. Beh, sì, comunque ho detto più volte, insomma, che la mia formazione, quella istituzionale, quella è, io ho la terza media, ho solo la terza media. Mi sono iscritto a un corso superiore, feci il primo anno un istituto commerciale, feci il primo anno, avevo voti anche abbastanza alti, ma mi ritirai perché comunque non avevo alcun interesse, insomma, nei percorsi scolastici, non ero motivato, assolutamente no, probabilmente influenzato da quella che era la cultura di quel periodo, insomma, che non sto qui a ripetermi circa le ragioni dei miei limiti che purtroppo hanno condizionato la mia esistenza nella mia adolescenza. Benché comunque nella vita, anche se da testimone di Geova ero costretto a leggere tutta quella mole di inutili pubblicazioni che la società Toro di Guardia continua a sfornare tutta quella miriade di contenuti, come la chiamo io, la sagra della fuffa, no? Praticamente le fantaputtanate scritte dalla società Toro di Guardia, riviste, opuscoli, libri, benché fossi oberato, insomma, da dover rimanere intrappolato in quella cultura e non avere tempo per leggere altro, in realtà i miei interessi erano già da dopo i 20 anni, 30 anni, rivolti verso testi di psicologia, contenuti di psicologia e di programmazione neurolinguistica. Ero sempre affascinato, insomma, attratto da questi tipi di contenuti, tant'è che prima ancora di sposarmi, prima ancora di diventare papà, per esempio, mi fu consigliato e mi fu passato un testo che comprai, sì, effettivamente lo comprai, era un testo che veniva dai percorsi di laurea, insomma, di filosofia, ed era un testo di psicologia infantile. Vi dirò, mi aiutò da giovane padre a poter dare il meglio in quella fase, insomma, che molti di noi si sono ritrovati, quindi genitoriale. Poi, una volta fuori da questa, definitivamente fuori a 42 anni da questa organizzazione, mi sono liberato da tutti gli inutili pesi e impegni da perditempo che questa organizzazione mette, purtroppo carica di pesi i suoi soci aderenti, insomma, attraverso adunanze, assemblee, le comitive, il dover fare propaganda porta a porta e dover leggere tutta questa schifezza inutile che fa sentire in colpa chi non legge le sue pubblicazioni, perché, insomma, sapete com'è. Quindi, una volta che mi sono liberato di tutti di questa grande zavorra che per gran parte della mia vita, insomma, mi ha soffocato, ecco, mi sono, per così dire, dopo un certo periodo di riflessione, di stallo, dove ho dovuto trovare me stesso e capire chi sono, diciamo, 5 anni fa, possiamo dire, è cominciato il mio percorso di spiritualità, quello serio, fuori dalle religioni. E in questi ultimi anni, in questi ultimi 3-4 anni, appunto, mi sono immerso nella lettura di che adesso vi leggerò. Ecco, mi sono scritto, insomma, quelli che sono più o meno gran parte dei libri che ho letto in questi ultimi anni. Non credo siano tutti, ma ho fatto delle liste separando i contenuti tra testi di filosofia e spiritualità e quelli di politica, perché la politica è stata anche un mio forte interesse. Allora, vi leggo i titoli e gli autori. Allora, ve li leggo così come li ho scritti, non sono precisamente nell'ordine con cui li ho letti, ovviamente.
Un altro giro di giostra di Tiziano Terzani, mi è molto piaciuto questo scrittore, Tiziano Terzani, un altro giro di giostra. Poi l'Apocalisse, l'ultima rivelazione di Piero Stefani, Teosofia di Rudolf Steiner, La soglia del mondo virtuale di Rudolf Steiner, Il grande imbroglio, è un libro che parla di banche. Poi Paracelso, il medico alchimista di Simona De Nicola, Autoipnosi, diversi testi di ipnosi, comunque Autoipnosi per la connessione alla coscienza di Robert James, Legge di attrazione di Eric Edward. Poi ho letto tutto l'Iliade, l'Odissea, tutto l'Eneide per intero, non soltanto alcuni pezzi come si fa a scuola, no, proprio leggere per intero questi testi, bellissimi, bellissimi. Tra l'altro, leggendo questi testi, soprattutto l'Eneide, ho avuto modo di notare un sacco di similitudini con il Pentateuco, con la storia raccontata degli israeliti che uscivano dall'Egitto, che vagavano nel deserto. Ci sono molte similitudini. Anche leggendo l'Iliade e l'Odissea, ci sono un sacco di similitudini con il Vecchio Testamento. Non si capisce chi ha copiato chi, vabbè. Poi, diversi libri di Transurfing, è per eccellenza quello di Vladimir Zeeland. La fine è il mio inizio, di Tiziano Terzani, di nuovo. Il Vangelo e la ricchezza, il Vangelo della ricchezza, di Andrew Carnegie. La legge del successo, di Napoleon Hill. Un testo di Young, Ho'oponopono. Una biografia di Galileo Galilei, mi sono interessato comunque all'identità storica di diversi personaggi. Galileo Galilei, appunto, Isaac Newton, di Paolo Beltrami. Tra l'altro scopro che Isaac Newton, oltre a essere addetto all'economia in quel tempo inglese, in segreto praticava l'alchimia e in segreto era anche un eretico. E aveva scritto diversi libri, per esempio diversi studi sui libri di Apocalisse. Tra l'altro testi del Settecento, del Settecento, che sono venuti a galla a inizi Ottocento e di cui si sono impossessati poi tutte quelle religioni avventiste che parlano di Armageddon, tutte quelle interpretazioni che hanno fatto sull'Apocalisse. Vabbè, parentesi. Poi ho letto testi su Albert Einstein, per conoscere anche quest'altro personaggio, Nelson Mandela, Le radici cosmiche della mente di Simona Benedetti, biografia di Elon Musk, di Andrea Lattanzi, Il Tao, 100 gocce di sapienza di Lao Tse, altri due libri sempre del Tao, La via del Buddha, quindi mi sono interessato anche a testi sacri orientali, no? Leggendoli per intero e confrontandoli poi col testo sacro occidentale, la Bibbia, i Vangeli. Testi di Epicuro come Lettera sulla felicità, i tre saggi sulla sessualità di Freud, Divinità tra gli uomini di Antonio Sorva, La scrittura di Dio di Tiziano Gabrieli, un trattato sulla tolleranza di Voltaire, Il Fedro di Platone, un testo di Plutarco, Il mangiar carne, L'intelligenza degli animali, sempre di Plutarco, poi L'arte di vivere di Lucio Anneo Seneca, Discorso sul metodo di ricerca della verità, scritto da René Descartier, Il Critone di Platone, Il Timeo di Platone, Il Convito di Platone, e come distinguere l'adulatore dall'amico di Plutarco, l'Enchiridon, il manuale di Epitteto, come trarre vantaggio dai propri nemici di Plutarco, l'arte di essere felici di Seneca, la tranquillità dell'anima di Seneca, il Repubblica di Platone, l'Apologia di Socrate. Così parlò Zarathustra di Nietzsche, Friedrich Nietzsche, La Bibbia non è un libro sacro di Biglino, Il mondo dei sensi di Rudolf Steiner, Dare e ricevere di Charles Fillmore, Il potere del maestro interiore di Harvey Hardman, Manuale di pulizia interiore,
testi sul digiuno terapeutico, vari libri di Zecharia Sitchin, di PNL, tecniche di comunicazione. Poi Jean-Paul Sartre, Aurobindo, Antonio Gramsci, Jung, Karl Popper, testi di Castaneda, dei Rosa Croce, La scienza occulta di Steiner, autobiografia di Yogananda, Pier Giorgio Di Fredi, libri di Paolo Crepè, Galimberti, Immanuel Kant, Bourget, Adger e Foucault. Questi sono i testi di mio interesse, fondamentalmente filosofici. Quelli invece legati al mondo politico sarebbero Noi terroristi, storie vere del mondo dal mondo di Marco Giraud, il Settecento, storie d'Italia ed Europa, La Germania di Angela Merkel di Vittorio Serge, La Russia di Vladimir Putin di Vittorio Serge, anche questo, Il grande imbroglio di Stefano Righi, Il progetto di Norimberga di Marco Meneghetti, Il manifesto di Carlo Marx, Diritti internazionali, Il principe di Machiavelli, La biografia di Fidel Castro, L'economia civile di Stefano Zamagni, Primavere arabe, I separatismi d'Europa e Sharia, la legge sacra. Ecco qui, vi ho fatto un elenco più o meno completo di quelli che sono ovviamente stati i libri che in questi ultimi anni hanno arricchito la mia formazione letteraria. Come vedete, prevalentemente sono classici di filosofia e umanistici. E il bello è che quando leggo questi libri li comprendo con estrema facilità, perché il bello di leggere i libri è capirli, connetterli tra loro, come si fa con quei puntini. Quando avete presente quei disegni che c'erano sulla settimana enigmistica, bisognava unire i puntini per poi far venire fuori l'immagine completa? Ecco, questa è la funzione. Ovviamente li ho letti in un altro ordine, attenzione, un ordine che ha seguito il mio interesse. Ecco, man mano che il mio interesse si spostava, leggevo un libro poi mi portava a leggerne un altro. Trovavo necessità di leggere poi quell'altro libro, perché erano appunto probabilmente collegati tra loro. Spero che possa aver soddisfatto la curiosità di alcuni di voi, di diversi di voi, anzi, visto che sono i diversi che me l'hanno chiesto, e che magari possono dare spunto, a livello personale. Con questo io non sono nessuno, resto con i piedi per terra, perché comunque questa è soltanto una, come dire, la punta dell'iceberg di quella che è la conoscenza umana, che è in continua espansione. Restiamo ignoranti, perché essere consapevoli della nostra ignoranza, come diceva poi del resto Socrate, ci consente e ci spinge a continuare la ricerca. La ricerca non può finire, perché non esiste una verità. Noi abbiamo solo la possibilità di sgamare gli imbrogli, di sgamare le bugie, di sgamare le frodi, ma la verità è un percorso. È un percorso di ricerca, soggetto anche a consapevolezze nuove, come troverete nel video di domenica prossima. Si parlerà di consapevolezze, un video che mi è piaciuto anche a me. Non tutti i video che faccio in realtà mi piacciono, e che comunque sono quasi del tutto estemporanei, per cui come vengono li carico. E niente, alla prossima, un abbraccio.